Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché viene ovviamente da coloro che hanno condiviso con più forza l'agenda Draghi. Ma guardi, l'accordo, che il patto elettorale che è stato siglato tra Calenda e Letta si fonda su alcuni punti molto precisi. Io spero che chi ci ascolta abbia la possibilità di leggerlo. È una pagina di impegni molto netti, non solo sul posizionamento internazionale, europeismo, atlantismo, ma soprattutto è un patto che si regge sul metodo e sull'agenda Draghi. Cosa significa? La volontà di non mettere tra parentesi i risultati che sono stati conseguiti dal governo Draghi in questi 18 mesi. Significa voler difendere senza se e senza ma le risorse, ma anche le riforme del PNRR. Significa mettere al primo posto il tema delle grandi opere, le infrastrutture, i termovalorizzatori, i rigassificatori, il taglio del cuneo fiscale, la revisione del reddito di cittadinanza. Ma perché secondo lei la Meloni non condivide, per esempio, dico, per andare verso destra, questi obiettivi? No, credo che per esempio l'europeismo la Meloni proprio non lo condivida. Non solo, il PNRR la Meloni non l'ha votato e non ha votato nessuna delle riforme che sono condizio sine qua non per poter recuperare le risorse. Quindi io credo che la questione di Frattoianni e Bonelli riguardi Letta e il Partito Democratico. Noi abbiamo come azione con Carlo Calenda sottoscritto un accordo con il Partito Democratico sulla base di questo, di questi punti che per noi sono non negoziabili, perché rappresentano una parte importante, certo non tutto, ma una parte importante del programma di azione. Quindi non, ovviamente questo patto è aperto a coloro che lo vogliono condividere, e io credo che oggi questo Paese non ha alternative all'agenda Draghi, ad uscire dalla logica dei bonus e a sposare la linea delle riforme. E quindi io ho aderito... Lei personalmente è a favore del nucleare? Sì. Sono favorevole al nucleare, come sono favorevole ai termovalorizzatori e anche al rigassificatore di Piombino, che insieme al ministro Cingolani stiamo cercando di portare avanti tenendo conto delle istanze del territorio. Ci sono compensazioni che il presidente della regione ha chiesto, che sta chiedendo anche il sindaco di Piombino, e credo che questo sia giusto, ma oggi noi non possiamo impantanarci in un sistema di veti, di blocchi rispetto a quelle infrastrutture, a quelle opere che sono indispensabili, in particolare per far fronte anche all'emergenza energetica che è sotto gli occhi di tutti. E non a caso il decreto di oggi, prima si parlava dei 17 miliardi, ma voglio ricordare che noi sul caro energia abbiamo già investito 35 miliardi senza fare uno scostamento di bilancio, ma per andare incontro non solo alle imprese, ma in particolare alle famiglie. È una cosa su cui ha insistito anche il presidente Draghi in conferenza stampa, perché è un lavoro... fatto che si sia fatta alla fine tra questo e il decreto aiuti precedente siamo a 52 miliardi di euro senza scostamenti di bilancio, un paio di punti di D'altronde PIL la tenuta dei conti è un qualcosa che in campagna elettorale magari non piace, però è un elemento indispensabile, utile dopo. Perché dobbiamo ricordarci che con il Covid il Paese si è indebitato di 130 miliardi, quindi aver trovato, grazie al Ministro Franco, grazie anche alla competenza del Presidente Draghi, queste risorse senza ricorrere ad alcun scostamento di bilancio, credo che sia un fatto importante. Un altro pezzetto della nostra conversazione di questa sera, perché lei ha ricordato giustamente che Giorgia Meloni non ha votato il PNRR, mentre il Presidente Draghi ha appena detto in conferenza stampa il prossimo Presidente del Consiglio dovrà applicare il PNRR, e questo già crea, diciamo, un'increspatura, sì, no, nella... Sì, poi c'è un aspetto che forse chi ci ascolta non sa, cioè il PNRR non funziona come i fondi per il Mezzogiorno, è un contratto. Quindi è un contratto dove l'Europa ci riconosce delle risorse, degli investimenti, ma a fronte di riforme che noi dobbiamo fare. E Giorgia Meloni periodico non solo non ha votato il PNRR, ma non ha condiviso neanche legittimamente dall'opposizione quelle riforme. Onorevole Gelmini, si potrebbe dire quelle sono fatte, il problema sono quelle che sono da fare, c'è un cronoprogramma, alcune sono da fare, quelle già votate, sì, non vengono toccate, la giustizia... Certo, ci sono però...
le riforme, una volta che vengono approvate, poi ci sono tutti i decreti attuativi, non è che sono operative. E peraltro le scadenze non sono rinviate perché c'è la campagna elettorale. Chi ha fatto cadere il governo facendo votare il 25 di settembre e non ha tenuto conto che non è che l'Europa ci dà un bonus o rinvia le scadenze. Quelle scadenze comunque ci sono. Forse aveva più senso consentire al governo Draghi di completare la legislatura, di mettere in sicurezza le scadenze del PNRR, magari di approvare la finanziaria, perché si rischia anche l'esercizio provvisorio, e poi andare al voto. Ecco, io tornerei su